Carissimi amici, siamo sempre nel tempo di Pasqua e dunque buona Pasqua a tutti voi. Adesso, dalla lettura del Vangelo di Giovanni, ci spostiamo alla lettura del Vangelo di Luca. Siamo proprio negli ultimi, oserei dire l'ultimo brano del Vangelo di Luca, quello che in un certo senso chiude l'opera di questo evangelista. E il racconto che ci viene presentato nel Vangelo di questa domenica si apre con quanto riferiscono i due discepoli di Emmaus circa quello che era accaduto lungo la via, quando quello straniero si era accompagnato a loro, sincronizzando i suoi passi con i loro passi, e quando loro l'avevano invitato a sostare presso la locanda di Emmaus, quando lui, spezzando il pane, apre i loro occhi e scompare dalla loro vista. Quindi i due di Emmaus riferiscono ora alla comunità tutto questo accaduto. E mentre essi riferiscono alla comunità questo evento strepitoso, Gesù stesso conferma le loro parole perché egli si lascia vedere dalla comunità, si manifesta a tutta la comunità. E una nota particolare che troviamo in tutti e quattro i Vangeli: ogni qualvolta Gesù risorto si lascia vedere dalla comunità, augura sempre la pace, fa il dono della pace. Pace a voi. E con la pace adesso Luca, come dire, mette un altro particolare. Gesù è quasi sorpreso, meravigliato che i suoi discepoli abbiano paura, siano turbati. Il verbo turbare, questo tarassein, è il verbo che dice angoscia, angoscia dinanzi alla perdita di qualcuno a cui siamo molto legati, una persona assai cara. Questo verbo tarassein viene usato per Maria e Giuseppe quando hanno smarrito Gesù dodicenne al Tempio e dicono, ecco, turbati ti cercavamo. Questo è il verbo che viene applicato a Gesù quando si porta davanti alla tomba dell'amico Lazzaro che era già morto da 4 giorni, si turbò e pianse. Quindi il verbo tarassein nei Vangeli viene usato in occasione di perdite di persone care, di morte di persona cara. Ora Gesù è lì, è vivo, è presente, e i suoi discepoli sono turbati, e come se ancora fossero raggomitolati nel loro dolore e piangessero il Maestro che non è più, mentre lui è lì presente. Quante volte noi cerchiamo Dio dove lui non è? Lui è vivo, è presente in mezzo a noi, e noi siamo così chiusi in noi stessi da piangerlo come morto, quando invece lui dispiega la nostra anima alla gioia dell'incontro, quando invece lui tende le sue mani per benedire e accarezzare, quando lui stende le sue braccia per accoglierci, e noi stiamo ancora lì a piangere e stiamo ancora lì a cercare un cadavere. E Gesù difatti dice: ma toccatemi, guardate, perché Dio è vivo, è vero, tu lo puoi toccare, lo puoi guardare. E dove oggi possiamo toccare e guardare Dio?
Due sono, fra virgolette, i luoghi in cui lui si lascia toccare e guardare: la parola e l'Eucaristia. La parola, la Bibbia, sono parole scritte, ma nel momento in cui io tocco il cuore di questa parola, nel momento in cui io guardo oltre le righe, allora posso incontrare il Signore. Così con l'Eucaristia, quando io guardo, adoro Gesù Eucaristia, quando io lo tengo fra le mani, quando io assumo l'Eucaristia, io sto toccando e guardando il corpo vivo di Cristo. E allora Gesù chiude questa sua manifestazione ai discepoli nel Vangelo di Luca con il mandato, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. E dice ai suoi discepoli: restate in città finché non sarete rivestiti dall'alto. Cosa vuol dire? Vuol dire superate paure e timori, abitate la città senza tremore, perché avrete la forza dello Spirito Santo. Per noi Pasqua significa coraggio di abitare le nostre città senza paure, ma con la forza che viene dall'incontro con il Cristo risorto. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.